Questa settimana, il venerdì, dal sindaco fa tappa a Balme. Siamo nelle valli di Lanzo, nella Valdala. Siamo a due passi dal Pian della Mussa, una meta tipica del turismo estivo dei torinesi e non solo dei torinesi. Ma qui si fa turismo attento all'ambiente anche d'inverno, con lo sci alpinismo, con lo sci di fondo, con un piccolo ski lift per imparare i primi rudimenti dello sci. E qui a Balme c'è anche l'industria, l'acqua minerale Pian della Mussa e il birrificio che è nato qualche anno fa vicino allo stabilimento di imbottigliamento. Un lavoro sicuro, fisso per numerose famiglie di Balme e dell'intera valle. Ne abbiamo parlato con il sindaco Gianni Castagneri. Il nome del paese deriva dal franco-provenzale Barmo, che vuol dire riparo, un luogo sicuro. Lo è ancora per i balmesi questo paese? Sì, Barmes, il dialetto franco-provenzale, riparo sotto roccia, che è proprio la roccia che sovrasta il paese, che si chiama Barma, che dà il nome all'abitato. E quindi Balme è un piccolo comune di montagna, 1432 metri, con tutti i problemi e le risorse di un piccolo comune di montagna. Il mantenimento dei servizi, il potenziamento di quelli più moderni sono all'ordine del giorno. Proprio in questi giorni abbiamo problemi di ricezione telefonica, che è un problema che si sente spesso. Problemi di trasporti, di problemi di viabilità quando ci sono le nevicate più intense, e quindi è una continua lotta contro l'erosione dei servizi e il tentativo di portarne di nuovi che mantengano il paese al passo con la modernità. Questa valle offre dei panorami quando c'è bel tempo, estate, inverno, impagabili, ed è una vocazione turistica forte ancora quella di Balme, no? Sì, noi crediamo che il paese abbia una vocazione turistica importante, una vocazione a un turismo sostenibile, e quindi è su questo che noi puntiamo. Di recente siamo stati riconosciuti come villaggio degli alpinisti, che è una sorta di marchio di qualità per questo tipo di offerta turistica. Puntiamo sull'escursionismo, puntiamo sull'alpinismo, avendo una storica tradizione, sul mantenimento del paesaggio e un po' su tutte quelle che sono le risorse naturali che crediamo debbano essere mantenute, possibilmente valorizzate, senza stravolgere quello che è il territorio comunale. Si dice che Adolfo Kind, che fu il profeta dello sci in Italia, questo ingegnere svizzero, fece le sue prime sciate proprio in questa vallata qui a Balme. Lo sci alpinismo è assolutamente una risorsa in crescita, tra l'altro noi abbiamo fatto un piccolo impianto di risalita, un piccolo anello per lo sci di fondo, ma quello che è importante è proprio la frequentazione del territorio con lo sci alpinismo tutto l'inverno e poi soprattutto verso la primavera, e poi questo fenomeno forte delle ciaspole, delle ciaspolate. Tantissima gente ha riscoperto la montagna proprio grazie a questi attrezzi, e sono tantissimi quelli che percorrono il tratto che va al Pian della Mussa, ma anche percorsi alternativi come il Vallone della Val Servigno, altri percorsi facili, ad esempio il collegamento tra Ala e Balme. Noi puntiamo a questo tipo di turismo, un turismo, una montagna per tutti, una montagna per chi la sa apprezzare per quello che è, e quindi possibilmente anche una montagna di qualità, non un turismo mordi e fuggi, ma un turismo che sa apprezzare la cultura, la natura, il paesaggio. E su questo noi pensiamo di essere competitivi, di avere delle cose da offrire che sono sicuramente piacevoli. Paese piccolo, comunità piccola, perché sono poche decine di persone quelli che rimangono tutto l'inverno qua a Balme, ma com'è il clima sociale? Sì, noi siamo pochissimi abitanti, una sessantina che vivono tutto l'anno, e quindi poche persone cercano di fare tutto e di mandare avanti il paese. Chi fa il consigliere comunale è spesso coinvolto nelle associazioni, nel soccorso alpino, fa volontariato e cerca di fare in modo che il paese, nei limiti del possibile, possa funzionare, al di là di quelle che sono le risorse economiche, che ovviamente sono sempre poche. Quanta passione ci vuole per lavorare per questa comunità? Sì, non si finisce mai di sbagliare, quindi la passione giovanile ha creato una passione che si è poi protratta nel corso degli anni, e quindi veramente fare il sindaco in un piccolo paese richiede tanta passione. È sempre più difficile fare il sindaco, è sempre più difficile fare l'amministratore, perché si diventa veramente il parafulmine di tutti i problemi della gente, e la gente dei problemi ne ha tanti, e non sapendo a chi rivolgersi spesso e volentieri si rivolge al sindaco. Me consiglio veramente a tutti di venire a vedere il nostro paese, che sicuramente merita di essere visto, e lo tante cose belle, che può un piacere a tanti, anche alle più giovani.